Oggi un antipasto esagerato! Yeah! Virtuale. Sì, ancora ricette dagli anni 80, mi raccomando, quindi una vecchia ricetta riscoperta, rivisitata dalla mamma di Ombretta. No, è una ricetta della mamma di Ombretta, sì. Rivisitata da Ombretta, bene. Oggi faremo insieme la composta, che è un piatto completo, super proteico e super buono. Quindi, se siete curiosi, continuate a vedere questo video e spostiamoci di là, andiamo a preparare. Andiamo! Ed ecco l'occorrente per le nostre composte, piatto di mezzo o antipasto ricco o secondo piatto, decidete voi. È un piatto che noi prepariamo per Pasqua, infatti oggi è la domenica di Pasqua, ma voi vedrete questo video dopo. Sì, infatti, però auguri anche Pasqua, pensiamo a voi. Sto facendo l'antipasto, quindi lo condivido. Un bellissimo piatto delle feste con degli ingredienti freschi e non che si frammistano. Allora, cominciamo subito. Ci serviranno per 4 persone 4 cuori di carciofo svuotati per lo più. Io lascio qua la peluria interna, ma svuotati. Io adesso li ho fatti raffreddare e andrò a svuotarli anche della pelurietta interna con un cucchiaino. Così, 2 uova, 4 cucchiaiate di maionese e io ne ho presi 100 grammi, ma ne occorreranno di meno, 100 grammi di gamberetti lessati, sbollentati. Ne occorreranno un 5-6 per ogni mini composta. Fate conto che questo piatto può essere anche preparato non soltanto in monoporzione, ma anche in una teglia, alternando gli strati di ingredienti, quindi carciofi, uova e gamberetti intermezzati con la maionese. Piatto leggero? No, affatto, ma molto molto buono e dai sapori inaspettati e dalle diverse consistenze. Il segreto? Lasciare i carciofi belli turgidi e non troppo sfatti, in modo che la croccantezza del carciofo si frammisti alla morbidezza degli altri ingredienti che uniti sono deliziosi. Madonna, quanti vocaboli difficili! Ma quali vocaboli difficili? Cominciamo subito. Come prima cosa svuotiamo ben bene i nostri cuori di carciofo da tutta la pelurietta. Prendete l'ovetto e fatelo tagliare a fettine. Ma scusa, così. Così non nell'altro senso o non ha importanza? No, così si segue, cioè puoi farlo come vuoi. Come vuoi, che come vuoi. Due ho capito, ho capito. Io lo faccio per lungo. Tu lo fai per lungo, benissimo. Apriamo la maionese. Quindi è una ricetta speedy. E per me la maionese è solo questa. Non è una collaborazione con Kraft, ma se Kraft volesse collaborare con noi, ma perché no? Ma è solo perché a me la maionese piace poco, ma quella che uso è solo lei. Anche la light è buonissima. Ti piace poco ora? Mi piace poco ora perché da piccola mi sono uccisa di maionese. Prendiamo un gamberetto e poniamolo al centro del nostro carciofino. Quindi con un cucchiaino prendiamo un pochino, io userò le mani, un pochino di maionese, quindi adagiamo tutto attorno a coroncina dei gamberetti, così. E voilà! Wow, che bellino! Alla fine, solo alla fine, aiutandoci sempre con un po' di maionese, che fa da colla. Sì, in questo caso fa un po' da stucco, sì, sembra un po' un lavoretto di arte per te, è vero. Adagiamo una fettina di uovo, quindi ancora, e un'altra fettina di uovo. Bellissimo. E voilà, la nostra compostina è pronta. Questa ovviamente poi va scomposta con coltello e forchetta e mangiati tutti gli ingredienti che oppure, la compongono insieme. Oppure se uno ha la bocca grande sulla bocca tu lo faresti, ma non è così. Ma si scegliano anche cafuddare. No. Allora, come gamberetto, non lo so. Infiliamo maionese dentro. Mettiamo, componiamo il tutto, per questo si chiama composta. Ma tu le cose le ripeti due volte perché pensi che i nostri amici a casa non lo capiscano? No, perché repetita Juvent. Repetita Juvent, bravo. Mi piace quando parli così tedesco.
Io lo so che capiscono. È che non si sa mai, una ripresa non viene fatta bene, una cosa. Ma perché mi dici queste cose? Benissimo, amici, quindi avete capito il procedimento. Prendete il cuore di carciofo, mettete un gamberetto al suo interno, mettete della maionese, poi sopra i gamberetti a mo' di dei fiore, coroncina di fiore, poi ancora un po' di maionese, l'uovo, due fette d'uovo, componete voi quindi come vi piace più la decorazione e mi raccomando, fate gustare ai vostri commensali e dite che la ricetta è di due cuori e una cappa. La ricetta è di mia mamma, a dire il vero, però noi la mangiamo a Pasqua da secoli, quindi da oggi è di due cuori e una cappa e di tutti voi. Questo qua è un simpatico antipasto snack. Snack no. Sì, facile da portare anche in piscina, no? Quindi perché no? Provatelo anche se non siamo sotto le feste. Sì, tu oramai, sì, è un piatto primaverile. Tu a chi lo consiglieresti? Per il pranzo del 1° maggio, del 25 aprile. No, a chi? No, per cosa? Per chi vuole delle proteine. Perché vuole? Un piatto molto molto proteico, non è molto grasso, guardate che questo non è un piatto particolarmente grasso, mangiate un cucchiaino di maionese e basta, ma è un piatto molto... Chi è che non mangia un cucchiaino di maionese al giorno? Vabbè, uno ogni tanto si può fare, insomma. Beh, adesso non facciamo troppi puritani, la maionese è solamente uovo e olio, insomma, non ci fa niente, è un piatto molto proteico, quindi anche per coloro che seguono una dieta iperproteica o non vogliono sgarrare con dolce e varie, questo è un piatto che va più che bene, non è un piatto così deleterio. Perfetto, quindi composta l'ultima compostina, noi vi salutiamo, vi auguriamo buona Pasqua anche in ritardo. È in ritardo, vabbè, ma buona Pasqua. Vuoi dire qualche cosa ai nostri amici? Vi vogliamo bene, viva le compostine! Ci vediamo alle foto, ciao! A dopo! Avete visto che bella questa composta? Dici un po'. È molto buona, ben nutriente, ma non esagerata. È un piatto delle feste veramente buono, per i pranzi speciali, per i pasti che devono essere comunque particolari e soprattutto può essere usato sia come antipasto che come piatto unico, volendo è una buonissima cenetta estiva. E quindi basta i soliti antipasti, le solite tartine con le ovette, con cose, col salmone, basta. Provate questa composta e diteci cosa ne pensate. Provate, sono sicura che state trovando molto particolari questi accoppiamenti, ma fidatevi, vedrete in bocca che sapore unico ha questa composta, armonica, buona, delicata. Provare per credere. Bene, quindi un'esplosione di un'armonica in faccia e in bocca. Provatele, fateci sapere cosa ne pensate. Vedrete che non rimarrete delusi. Noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!